Mura medievali di Como illuminate, via libera dalla giunta cittadina al nuovo progetto che prevede la posa di luci tra Torre Gattoni e Torre San Vitale, passando per Porta Torre. L'intervento ha l'obiettivo di ripristinare l'illuminazione delle mura medievali di via Cattaneo fino al tratto di viale Battisti, si legge nelle carte di Palazzo Cernezzi. Tra le finalità ancora del progetto comunale, la volontà di valorizzare nelle ore notturne le mura romane, cercando allo stesso tempo di mantenere un giusto equilibrio e rispetto per il monumento. Due tipi di faretti che verranno utilizzati nella parte di Torre Gattoni. Gli impianti di illuminazione saranno a forma rettangolare e verranno posizionati all'interno delle aiuole, mentre nella parte di Viale Lecco verranno utilizzati faretti tondi a tecnologia LED. Il piano di illuminazione prevede la realizzazione di un nuovo impianto nel tratto che va da Viale Varese a Piazza Vittoria. Stessa situazione per quanto riguarda il tratto di Via Battisti verso Torre San Vitale, ma in questo caso sono presenti cavidotti e pozzetti dove posizionare i nuovi faretti. Il costo complessivo del progetto ammonta a poco più di 180.000 euro. Infine, per quanto riguarda le transenne a delimitare il passaggio sotto Porta Torre, l'amministrazione ribadisce che il nuovo anno torri e mura cittadine saranno libere dalle transenne. Uno degli ingressi principali del centro storico di Como è infatti bloccato da oltre un anno a causa della caduta di un sasso. Transenne a delimitare il passaggio sotto Porta Torre, ingresso vietato dall'aprile del 2022, quando dalla cima della torre un sasso si è staccato, per fortuna senza ferire nessuno. Il risultato? L'area sotto la porta d'ingresso della città è stata transennata per ragioni di sicurezza e quello che avrebbe dovuto essere un intervento temporaneo si è però protratto nel tempo, con il risultato che Porta Torre è transennata da un anno e mezzo.